A Londra, nel luglio del 1765, in una taverna che si trovava nella zona di Cornhill, non lontano dalla cattedrale di San Paolo, e che portava l'invitante nome di The Swan and the Harp, il signor Leopold Mozart di Salisburgo esibiva al pubblico i suoi due figlioli, vale a dire Maria Anna, detta Nanna Erl, di 14 anni, e Wolfgang, di 9. I due ragazzi, in un annunzio pubblicitario compilato dal loro genitore, erano presentati come autentici prodigi della natura. Entrambi suonavano il clavicembalo in modo eccellente, ma il piccolo Wolfgang era sbalorditivo. Sapeva leggere a prima vista qualunque testo musicale, improvvisava su un qualunque tema propostogli all'ultimo momento e riconosceva da lontano una qualunque nota, prodotta da non importa quale strumento, si trattasse pure di una campana, di un bicchiere o di un orologio meccanico. Era inoltre un bambino elegante, sicuro di sé e ricco di fascino. Il padre assisteva pieno di legittimo orgoglio alle prodezze del figlio. Leopold gli aveva dato la vita, lo aveva educato alla musica e gli aveva insegnato praticamente tutto, anche a leggere, a scrivere e a fare di conto. Wolfgang Amadeus Mozart si presentava insomma come il capolavoro biologico e pedagogico di suo padre Leopold. In quel luglio del 1765, Nanna Erl e Wolfgang, insieme con i genitori, si erano fermati a Londra nel corso di un viaggio attraverso l'Europa, che aveva avuto inizio 2 anni prima. Avevano già avuto modo di esibirsi davanti a banchieri, duchi, principi e sovrani, tra i quali Maria Teresa d'Austria e Leugi XV re di Francia. Risiedevano a Londra da più di un anno ed erano stati ricevuti alla reggia di Buckingham Palace dal re Giorgio III e dalla sua consorte, la regina Sofia Carlotta. Erano stati ospitati con onore nelle residenze di molti aristocratici londinesi e avevano già dato un concerto a pagamento nella grande sala dello Spring Garden vicino a St. James Park al prezzo di mezza guinea a biglietto. Ma prima che i due fratelli lasciassero per sempre l'Inghilterra, i biglietti venivano offerti nella taverna di Cornhill al prezzo stracciato di 2 scellini e 6 soldi l'uno, come annunziato nell'inserzione pubblicata dal padre nel Public Advertiser dell'8 luglio 1765. Leopold Mozart, volendo raccogliere altro denaro, aveva infatti deciso di rivolgersi alla piccola borghesia dei negozianti, dei professionisti e degli artigiani, annunciando loro che i due bambini prodigio l'avrebbero suonato per alcuni giorni, da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio, in quella fumosa taverna londinese. Chi avesse voluto udirli e ammirarli avrebbe dovuto affrettarsi. A fine luglio, infatti, l'intera famiglia Mozart si sarebbe imbarcata per far ritorno nel continente. Leopold, nell'estate del 1765, aveva 45 anni. Era un musicista di solida formazione e di discreto talento, al servizio della piccola corte arcivescovile di Salisburgo. Aveva pubblicato un buon manuale per i violinisti, ma i suoi meriti non erano tali da garantirgli una gloriosa carriera. Dobbiamo anzi pensare che, senza la straordinaria risorsa dei figli, non avrebbe conosciuto nessuna fortuna, né sarebbe riuscito a viaggiare attraverso l'Europa. Possedeva un temperamento ansioso ed era spesso scontento e depresso, ma era intelligente e già da anni si era impegnata a perfezionare le doti di Wolfgang e di Nanna Erl. Desideroso di garantirsi successo e agiatezza, aveva calcolato che bisogna sfruttare le doti dei figli con molta rapidità, dato che la magia dei bambini prodigio dilegua velocemente. Ed ecco perché, dopo aver organizzato i consueti concerti di fronte a sovrani, duchi, baronetti e banchieri londinesi, Leopold si era deciso a far sì che i suoi figli fossero ascoltati, in un locale qualunque, dalle avanguardie della nuova piccola e piccolissima borghesia emergente nelle cui tasche, per la prima volta, cominciavano a tintinnare parecchie monete. Londra era la capitale dell'Inghilterra, vale a dire della nazione che in quei giorni, prima al mondo, stava entrando nella nuova civiltà industriale. Dopo 10.000 anni di civiltà agricola stava avendo inizio proprio in Inghilterra e proprio nei giorni in cui i Mozart vi soggiornavano quella rivoluzione economica e sociale che avrebbe sconvolto l'intero assetto della civiltà e quindi anche i rapporti tra i musicisti e il loro pubblico. Pochi se ne rendevano conto, ma il concerto a pagamento nella taverna di Cornhill già costituiva un segnale dei nuovi tempi. Nanna Erl, la sorella di Wolfgang, era una graziosa e obbediente ragazzina che suonava bene il clavicembalo. Aveva imparato a suonarlo molto prima del fratello, tanto da essere autorizzata a pensare che Wolfgang fosse così bravo proprio perché fin dalla più tenera età aveva avuto in casa il suo esempio.
Tra fratelli, fin dai primi anni di vita, possono scatenarsi competizioni assai accese. E questo era di certo accaduto ai due piccoli Mozart. Nanner l'aveva fornito il modello con il quale Wolfgang si era subito confrontato. Non appena aveva aperto gli occhi sul mondo, Wham aveva potuto constatare fino a qual punto la sua sorellina potesse essere premiata, lodata, vezzeggiata per il fatto di suonare tanto bene, e aveva subito desiderato di fare altrettanto, immaginando addirittura di sopraffarla. Nanner, pertanto, insieme col padre, era stata la maestra di Wham. Ora assisteva ai trionfi del fratellino e già avvertiva nei suoi confronti sentimenti contraddittori di ammirazione e gelosia, protezione e invidia, di rivalità e confidenza. Il pubblico londinese applaudiva anche lei, ma le preferiva Wham. Perché Wham era più piccolo? Forse perché era più bravo? Qualche tempo prima, a Vienna, il conte Karl von Zindendorf aveva avuto modo di ascoltare i due bambini, aveva espresso nel suo diario un giudizio inequivocabile. Nannerle suonava come una brava maestra, mentre Wham era assolutamente travolgente. Probabilmente Zindendorf e molti altri che la ascoltavano evitavano di umiliare Nannerle proclamandone esplicitamente l'inferiorità. Ma non tutti sanno essere garbati e, in ogni caso, gli applausi del pubblico risuonavano sempre più forti e spontanei dopo le apparizioni di Wham. Da tempo Nannerle doveva aver capito di valere meno del fratello. Come se non bastasse, a 14 anni compiuti cominciava a essere un po' cresciuta e dunque non appartenere più, neanche in teoria, alla categoria dei bambini prodigio. Leopold, per tentare di mantenerla in quella categoria, stava già ingannando il pubblico abbassandole l'età. Wolfgang era di piccola statura, esile, un po' pallido, quasi sempre serio e talvolta austero. Il pubblico ne restava colpito e perfino intimidito. Due anni prima, a Francoforte sul Meno, Johann Wolfgang Goethe, che a quel tempo aveva 14 anni, aveva assistito a un concerto dei due fratelli Mozart. Non avrebbe mai potuto dimenticare l'omino con spadino e parrucca, presentandosi al pubblico tutto impettito e già diventato celebre in tante parti d'Europa. Wham era consapevole della sua celebrità e del potere che le sue qualità musicali gli assicuravano nei confronti del pubblico. Già conosceva bene l'arte di sedurre e dominare l'uditorio. Riusciva a farlo senza sforzo, con grazia e leggerezza, sia in una grande corte davanti a principi e sovrani, sia in una taverna londinese di fronte alla gente del popolo. Era sicuro di sé perché, come aveva scritto Leopold in una lettera spedita da Londra l'8 giugno 1764, «Mio figlio sa, a 8 anni, tutto quello che ci si può aspettare da un uomo di 40». Veniva quindi messo in mostra dal padre come una specie di fenomeno da baraccone, capace di suonare bendato senza commettere uno sbaglio. Il quarto e ultimo membro della famiglia, la madre Anna Maria nata Pertle, aveva nel 1765 44 anni, uno in meno del marito. Non si era mai separata dalla famiglia, poiché aveva il compito di accudire Leopold e i figli. Seduta su una panca, assisteva a quel popolare concerto londinese. Di lei, tuttavia, non sappiamo molto. Era una donna non bella e di modi semplici. Possedeva una cultura modesta, scriveva facendo errori di ortografia e non suonava nessuno strumento. Ma era una persona di buon senso e di buon carattere, garbata e discreta, in grado di moderare le ansie e le nevrosi dell'agitato marito. Wolfgang aveva trovato in sua madre un punto di appoggio e di equilibrio, senza il quale gli sarebbe stato molto più difficile, forse impossibile, esprimere il suo talento. Il concerto del 1765 nella taverna di Cornhill ci appare ricco di significati, non soltanto per le considerazioni fin qui esposte, ma anche per altre due ragioni. Innanzitutto, esso segnò la conclusione per lo stesso Wolfgang dell'epoca magica del bambino prodigio. Il ragazzo ormai aveva quasi 10 anni e suscitava uno stupore inferiore a quello di 4 anni prima, quando si era esibito a Vienna innanzi all'imperatrice Maria Teresa. Anche per questo motivo, dopo averlo sfruttato negli ambienti ricchi, il padrone aveva deciso di svenderlo in una taverna. Dopo Londra, la famiglia Mozart avrebbe continuato a vagabondare per più di un anno attraverso l'Europa, ottenendo altri successi. Ma questi successi, nell'insieme, sarebbero risultati meno prestigiosi e meno memorabili dei precedenti. Alla fine del 1766, quando finalmente rivedrà la sua casa di Salisburgo, Wolfgang avrà quasi 11 anni. Nel settembre del 1767, allorché ripartirà per Vienna, il marchio dell'ex bambino prodigio non soltanto non gli sarà di aiuto, ma ne uscirà, poiché molti faticheranno a riconoscere nel giovane dodicenne le grandi qualità del compositore nascente. In secondo luogo, il concerto di Cornhill ci sembra significativo perché attesta l'importanza che il mercato dei consumatori
assunse per Mozart fin dall'infanzia e perché, nello stesso tempo, fornì il primo segnale della svalutazione di cui, su quel mercato, egli avrebbe sofferto nel corso della sua vita. Non possiamo neppure escludere che proprio la vicenda di quel particolare concerto in taverna avrebbe contribuito a danneggiarlo in futuro. L'aristocrazia londinese, infatti, si indignò per l'esibizione di Cornhill. Magari senza rendersene conto, Leopold aveva commesso uno sgarbo, poiché, allo scopo di racimolare un altro po' di denaro, aveva finito per urtare chi in precedenza gli aveva dato tanto. Ma è mai possibile, mugugnavano irritati quegli aristocratici, che il signor Mozart, dopo aver ottenuto così tanto da noi, vale a dire ricevimenti sontuosi, sterline, tabacchiere d'oro, gioielli, altri regali e squisite attenzioni, svenda poi per 4 soldi i suoi figli alla piccola borghesia, e in una taverna, offrendoli come fenomeni da baraccone. L'avidità di Leopold fu giudicata disdicevole e un evidente discredito, a proposito della famiglia Mozart, cominciò a propagarsi nelle corti d'Europa. Certo è che pochi anni dopo, in una lettera del 12 dicembre 1771, l'imperatrice Maria Teresa consiglierà a suo figlio, l'arciduca Ferdinando, di non assumere Mozart al suo servizio, poiché essi courant le monde comme le gueux. Wham, nel corso della sua vita, non riuscirà mai a togliersi di dosso il marchio dell'inaffidabile giramondo e non troverà mai il tanto desiderato posto fisso a corte, altamente retribuito, che quasi tutti i bravi musicisti di quel tempo ottenevano, poiché l'imperatrice Maria Teresa, i suoi figli e altri potenti signori d'Europa glielo negheranno. Vivrà soprattutto delle risorse offertegli dal mercato dei consumatori, ai quali si offrirà facendo tesoro delle esperienze vissute fin dall'infanzia. Ma ben riflettere, non si tratterà di una sventura. Forse proprio grazie al mercato, infatti, Wham diventerà il sublime compositore che conosciamo. Per stare sul mercato, per organizzare concerti a pagamento, per ottenere incarichi, Wolfgang Amadeus Mozart, nel corso di tutta la sua vita, sarà costretto a trovare un punto di equilibrio fra la tradizione e l'innovazione. Fra la genialità, che lo spingerà verso soluzioni avanguardistiche, e il bisogno di guadagnare, che lo indurrà a non turbare il pubblico con troppe novità. Evitando di porsi al servizio del principe di stampo antico, incontrerà un nuovo e più moderno principe, quale è appunto il pubblico dei consumatori. Un nuovo principe, che gli fornirà continui stimoli, che gli assicurerà maggiore libertà e gli aprirà la strada della modernità, consentendogli di restare prepotentemente sulla scena anche a 2 secoli e più dalla morte.